l'unica maniera di trovare la mobilità sociale, passare da una classe sociale all'altra, è l'educazione. E quando ti togliono l'educazione, quando l'educazione torna privata, quelli che hanno soldi possono studiare, quelli che non hanno soldi no, quello ti schiaccia e ti dice che se sei nato povero, morirai povero. E questo io non lo volevo per i miei figli e ho detto me ne vado, perché la soluzione era due, o me ne andava via o prendeva la mitra per lottare contro questo che era già schiacciante. Credo che noi abbiamo l'obbligo morale, politico, culturale di fare in modo che non si parta più per necessità, ma che si parte per scelta. Il mondo sta diventando un'unica casa, è bello che uno scelga le stanze dove stare, ma che non venga imprigionato in una stanza. Non c'è più nessuno. Ragazzi non ce ne sono più che vogliono fare questo mestiere. Qualcuno che ha bisogno di un aiuto deve cercare manodopera extracomunitaria. C'è pochissima gente che voglia continuare a fare questo mestiere. I ragazzi di oggi mi sa che preferiscono non lavorare che venire in campagna. Si dice tanto che i giovani sono importanti, i giovani sono il futuro. Alla fine i giovani sono sempre quelli che, diciamo, la prendono sempre in malo modo, per usare parole educate. Secondo me, dal mio punto di vista, questo è un tempo stupendo per fare il prete. Io consiglierei a un giovane di fare il prete. Certo che lo facesse con questa libertà che in un modo o in un altro io mi sono un po' conquistato e come tale la vivo. Ho disegnato sulla carta la Sicilia. Poi ho messo il sole, un sole, nel centro e i raggi. E ho detto, fai finta che il sole sia la Fiat. Questi raggi vanno a Termini, uno a Palermo, Cerda, Cefalù, insomma, comprende un po' tutta la Sicilia. Questa, per noi, il sole nostro è la Fiat. Se tu togli questo sole, diventa tutto buio. Io ho paragonato il minatore a una corda di canapa, no? La corda di canapa la tiri, si strappa, gli fai un nodo e si ritorna a nodare e continua a lavorare. Gli altri lavoratori non me ne vogliano, è come una fune d'acciaio. La fune d'acciaio tiri fortissimo, una volta che si spezza non la rinnovi di più. Quelle erano le ore dove c'era la trasfusione di esperienza, attraverso il racconto immaginario, attraverso l'aneddoto legato a quello o quell'altra persona che era passata come operaio, come banconista, come pasticcere da queste mura, apprendevo quello che era il lavoro magari di 50 anni prima. Nella prossima vita, la prossima reincarnazione, se nasco ancora uomo, faccio il fotografo e faccio le altre cose che non sono riuscito a fare in questa. La fregatura è se nasco cane, mucca, asino, allora sono fregato, perché è difficile fotografare se sei asino.